Ho trascorso la prima notte sul tetto del Policlinico a Milano. Una decina di operatrici sociosanitarie protestano contro i licenziamenti di un centinaio di colleghe. Sono quasi tutte donne lasciate a casa dopo anni di lavoro precario tramite un'agenzia a favore di nuovo personale assunto tramite concorso, al quale pochissime di loro sono risultate idonee nonostante anni di lavoro nella stessa struttura ospedaliera. Sono 3 anni e non 3 anni di contratto, a 1 mese, a 2 mesi, a 3 mesi, il più lungo 6 mesi. Si renda conto che noi non abbiamo niente. Se andiamo in banca ci ridono in faccia, se andiamo a un prestito non abbiamo niente, con un contratto a 3 mesi, ma cosa abbiamo dopo tanti anni di lavoro qua? Vi siamo fatti sentire, cosa è successo? Licenziamenti, 1 mese, ogni mese ci licenziava 20-30 persone, e solo questo vogliamo, la giustizia, basta inganni, o no ragazze, basta inganni. Sì. La vicenda è paradigmatica della difficile condizione femminile nel mondo del lavoro. Proprio nel giorno in cui l'Istat diffonde i nuovi dati sulla disoccupazione, se il tasso di senza lavoro rimane sostanzialmente invariato tra gli uomini, è record invece in negativo per quanto riguarda il tasso di disoccupazione femminile, che purtroppo sfiora il 14%, il livello più alto mai toccato dall'inizio delle rilevazioni, iniziate 10 anni fa. L'intenzione delle lavoratrici a Milano è di andare avanti ad oltranza fino a che non arriveranno risposte dall'istituzione. Intanto a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici in sciopero, molte mamme e alcune nonne, è partita una raccolta firme con un presidio permanente. Noi siamo mamme con bambini a casa, mamme capofamiglie, qua sono state licenziate delle mamme che non hanno mariti, che sono stati sempre da sole. Ci sono anche delle donne dei 60 anni. Dei 60 anni che cosa fanno adesso? Mi dica lei, vanno a fare un colloquio davanti a me, a cosa scelgono? Ci dite noi a chi scelgono? Insomma.